Presento subito il relatore di questa sessione, che è Stefano Scala. Dai, allora, passiamo alla sessione. Il titolo Bene. della sessione è Sistemi OCR, Sì, OCR, dipende se OCR. vogliamo dirlo in una Erano maniera o nell'altra. OCR, italiani ancora, quindi diciamo OCR. perfetto. E parliamo di portare l'accessibilità dove non c'è. Esatto. Allora, ti spiego e spiego a tutti, ringrazio a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Diciamo che l'OCR è sempre stato visto come un qualcosa che serve fondamentalmente per leggere dei documenti, ma ha delle possibilità e delle funzionalità molto più importanti dal punto di vista dell'accessibilità e dal punto di vista di quello che ci si può fare. Esattamente, soprattutto anche con l'OCR messo a disposizione gratuitamente da Microsoft, del quale tendo a sottolineare esistono anche delle possibilità non gratuite che sono ancora maggiormente sviluppate. Ma questo OCR gratuito messo a disposizione da Windows 10 di Microsoft offre delle possibilità interessantissime che purtroppo non erano state sviluppate e prese in considerazione nei vari screen reader che lo implementano, quindi né JAWS né NVDA lo usano appieno, cioè JAWS lo usa, vi farò vedere, per leggere una schermata e ciao, e NVDA pure. In realtà le API espongono delle classi, soprattutto dei metodi molto molto importanti per quanto riguarda risolvere dei problemi di accessibilità. Oggi io sono qui all'interno del mio studio e vi farò vedere come poter rendere accessibile tramite l'OCR e tutta una tecnologia che ho sviluppato io, come diceva Stefano, io sono un programmatore, diciamo, non professionista, che è diventato programmatore per poter effettuare appunto il mio lavoro di arrangiatore di fonico. Ho dovuto imparare a programmare per creare quello che non c'era e quello che mi serviva per poter usare degli strumenti che fossero appunto alla pari di tutti gli altri arrangiatori e fonici e come me. Quindi ho utilizzato il fatto di poter individuare delle parole su di uno schermo di un sintetizzatore virtuale, quindi di uno strumento per suonare virtuale che, come voi forse saprete, sono totalmente inaccessibili in quanto basati totalmente sulla grafica. Adesso io avvierò la mia condivisione schermo, caricheremo il software maggiormente accessibile, riguardo non vedente e maggiormente utilizzato in generale E quando mi vado dagli il codice verrà in. studi televisivi, dagli studi radiofonici, eccetera, eccetera, per creare musica, ma come anche per creare pubblicità, quindi di fatto aprire la possibilità di un non vedente di entrare a pieno e di vivere di questo lavoro esattamente come faccio Controlli io. visione, Allora, controlli. vi faccio vedere questa cosa. Polo Io musica, come apri il adesso piano. caricherò Reaper e caricherò uno dei synth commercialmente più riconosciuti, che è ad esempio, figurati, perché io non lo so, perché io qua ho una cuffia, c'è una regia, insomma, una situazione così. Ho caricato questo sintetizzatore. Questo sintetizzatore voi lo potete dire sentire suonare, se faccio così probabilmente confermi che lo sentite. Ok. Questo sintetizzatore è totalmente inaccessibile, cioè vi faccio vedere. Tasto al Io PC. prendo JAWS. FX barra del menu edit barra del menu blend zebralette pulsante Andiamo a enable. leggere questa Program cosa. program 0 pulsante param pulsante add pulsante remove pulsante Adesso 0.1 per niente. Io posso anche fare un OCR, OCR anche un NAS OCR di Windows 10, ma la situazione 200 elenco puntato è I200 FX presets che vedete. LW Io velati ma non so, a parte che MSC LW velati vogliono dire nulla. MSC modum Windows Vedete? Scusa, ti interrompo di nuovo. Abbiamo questa cosa, devi proprio, mi spiace, provare a parlare, poi eventualmente muoverti e far sentire lo screen reader, perché se no non ti copre lo screen reader mentre parli. Forse è più importante sentire te piuttosto Passo che lo di più, screen reader. modum Windows Faccio così, mi posso spostare. MSC modum Windows
No, mi sembra proprio che ti escluda in realtà il il microfono quando parte lo screen reader. Come, come se la voce del Joseph ti copre, ti toglie proprio la voce tua. Sì, ok, allora adesso io muoverò la freccia e vi fa sentire che di fatto non potete farci nulla. Midi al canne. Elenco puntato. Master. Elenco midi e 1. Modum Vintus. Ok. Allora io che cosa ho fatto? Con il mio programma adesso vi farò vedere la creazione in autonomia, io sono qua da solo, di una cosa che comincia a dirmi, lo vedete in alto, come si chiama il suono corrente di questo sintetizzatore. Non è rapida attiva. Allora, facciamo questa cosa. OCR, leggi il quadro libero. Ok. La finestra attiva. Programma, pulsante, remove, pulsante, programma, leve, x, barra, del OCR. Just. Il primo 0.00 db 0 del primo giunta ved. File edit. Lo mettiamo su. Allora. Controllo riunione. Giunta ved project. Parte che clip. Che sta facendo. Come vogliamo. Folder via visual. Giunta ved project. Reaper. Master. Zebralette arme. F extra 1. Vedete. OCR. Faccio qui. File edit via vince. Il primo 0.00 di ane. Master. Da 1. N. A. Vediamo qua. Sì. Lo fa fare. Reazione rapida spenta. Reazione rapida. OCR, leggi il quadro libero. La finestra attiva non è collegata allo strumento in memoria. Comando annullato. Lo fa fare. Jazz. Program 0 pulsante, param pulsante 2 dc. Ok, vediamo un po'. Editazione. Zebralette. Ok. Jazz al CC. OCR. Jazz. CPU 0.4, elenco P234. F è preso. OCR, leggi la finestra attiva non è collegata allo strumento. Un attimo, folder via visualizzata. Seleziona un cent, zoom accesso non effettuato. Mac 2018. Un contestuale, termina programma. Chiudo menu, sì. Testo, folder via visualizzata. Polo music. Mac 2018. Questo ci ha portato che abbiamo un po' più. Con i grilli, la funzione tabella. Barra. Ok, vediamo. Fine della sessione, non sapendo. Master, Zebralette al F extra 1. Ci riproviamo. Vediamo se siamo OCR. Jazz, il primo gennaio 2.020.00. Il primo file edit via vincere. Il primo 00 ale master. Da 1. Nbra CL midi al canne. Nbra CL F 01 off. Midi M modum. PC. Vediamo se qua va. Creazione rapida T. OCR, leggi il quadro. La finestra principale non è focalizzata. Comando annullato. PC. Allora, ci riproviamo. Stiamo cercando di mettere il mouse, io chiaramente devo controlli riunione, controlli riunione. Devo cercare di mettere in autonomia il mouse un punto di questa situazione, però non è facile perché OCR so, zero punto zebrale. Prova a metterlo qua, vediamo qua. Reazione rapida spenta, reazione rapida attiva. OCR, leggi il quadro libero. La finestra principale non è focalizzata. Comando annullato. Se zoom che mi dà fastidio. Controllo riunione. È venuto il dubbio riunione. Anche a me che possa essere quello. Tra l'altro. Vediamo se posso. Saber project creator viser. Alzface. Alzface. Esegui un suono. Allora. Da un programma all'altro. Controllo riunione. Controllo riunione. Saber project creator viser. Zoom vuole prendere. Fermo e fa casino. Allora. Barra del menu. Sistema, menu chiudi, ingrandisci non disponibile, chiudo menu. Master, zebralette al 0 FX rac 1, zebralette finesse, zebralette, strumento FX rac 1, zebralette non trovato, lo devo creare, dialogo crea. Sì, è lungo, crea un po' di problemi. Allora, vediamo di fare così, proviamo un'altra cosa. Project creator viser punto 20 finestra di controllo riunione, un saven project creator editazione, usante, casella combinata, program 0, tracklist. Ecco, proviamo Reaper, finestra, no pulsante, desktop, folder, desktop 2, follow music, Reaper X session. Poi lo mettiamo, tracklist, anche di là. Allora, insert virtuali, sembra, e, b, v, r, b, r, a, vuoto, okay. Non selezionato, VST3, zebra lette, we, VST3, zebra 2, we, questo, zebra 2, test attivo, zebra 2, allora. Allora, no, lo zoom che fa casino. Proviamo un po'. Allora, project creator viser.20 FI. Infatti, vediamo un po'.
OCR. Eccoci qua. FX, FX enable program, PH duali, I, attack deck IFT. Andiamo qua, adesso forse ce la possiamo fare. Vediamo. Creazione rapida attiva, OCR leggi il quadro libero, comando aggiunto. Eccolo, ecco che era giù. Aggiorno dati, fine allora, aggiornamento. Io ho creato una funzione, adesso vado a vedere. Nome funzione riga 0 selezionato, funzione 1, colonna. La chiamo, dice suono. Ecco lì. Lì la funzione scorciatoia riga 0. Menu con cattura scorciatoia funzione. Cattura scorciatoia. Chiudo menu. Editor Mac 2000. Perché noi non abbiamo provato. Comando 1 riga 0 selezionato. OCR leggi il quadro selezionato. Uso sinistra casella. Soglia pulsante combinato. Stefano, scusa ancora. Ricordati che quando parli, cioè che quando parte lo screen reader ti copre la voce. Per cui allora, una cosa alla volta. Sono dietro al Mac. Adesso regolerò le impostazioni per usare di Windows 10 e per usare immagine a colori. Menu contestuale, usa immagine a colori. Eccola qua. Menu, menu con usa OCR Win 10. Chiudo menu, editor. Per usare OCR di Windows 10. Allora, adesso regolerò due parametri fondamentali che sono il contrasto, lo zoom. Ecco, le immagini chiaramente sia in JAWS che in FBA non sono elevate, quindi voi fate un OCR di una pagina con un'immagine così com'è. Noi con Mac 2018 le abbiamo elaborate, abbiamo giù la possibilità di regolare sia il contrasto, lo zoom, che la finestra, quindi anche la grandezza della finestra o il quadro che vogliamo prendere. In questo caso, dato che io non so che cosa devo prendere, perché sono solo, mi fa prendere la finestra e gli darò un minimo di parametri di default. Contrasto pulsante combinato, contrasto editazione. Però a regolare questo che è il contrasto. 0,50. Cioè il contrasto è la differenza di colorazione. 0,74. Il caso. 0,91. 0,82. So più o meno in questo tipo di sintetizzatore. Contrasto qui. Adesso ingrandirò il carattere, come potete vedere. Ingrandirò. E fanno scusa. 128. 100, allora. 186. 162. Ok, ho messo uno zoom base che potrebbe essere un ingrandimento di tutta la pagina. Adesso regolerò le coordinate solo per dirgli di farmi tutta la finestra che lui vede. Parole, casella, elenco, 0, righe, casella, orizzontale, pulsante, 0. 0, da qui. Verticale, pulsante, 0. Da qui. Larghezza, pulsante. Da qui. Altezza, pulsante. E da qui. Una schermata intera. Io adesso sto disegnando una schermata intera. Qual è la particolarità? Diversamente da come avviene uno screen reader, la particolarità è la seguente. Che io acquisirò una schermata intera, e il mio software sarà in grado direttamente di dividere in parole e righe. Quindi avrò una divisione della schermata appunto per parole o per righe. E quindi potrò individuarle singolarmente. Vi faccio vedere. Parole, zoom, pulsante, prova. Rev 9709 VSN MN 64. Ok. Parole, casella, righe, casella, elenco. Rev 9700. OSC 2 di 90, dual 3 di 90, OS 2, 4. Vedete, queste sono le righe. Dual 5 di 90, OS 4, elenco, THS, OS, THP, W, OT, VAVE 9 di 90, NONE 10 di 91, 11 di 90, NONE 12 di 90, DETUNE 13 di REV 9709, VSN, MN 64, 1 di 97. Vedete, questo è quello che ho catturato. Io posso anche... Parò, ZOS, contrasto, pulsante, ZOV, pulsante, 166. Aumentare lo zoom. Prova. Sintesi OSC SRMC X Dualos 2 elenco elencato SRMC T Dualos 40 per form preset vibrato vibrato zebra 2. Okay. Parole casella elenco. Vedete. Prime casella elenco. La prima. OSC sintesi 1 di 100. OSC 2 di SRMC X 3 di 100. Dual 4 di 100. OS 2 elenco puntato. SRMC T 6 di 100. Dual 7 di 100. Sono tutti i vari parametri. OS 40 per form 9 di 100. Preset 10 di 100. Vibrato 11 di vibrato 12. Zebra 2.9.
I13100. Questo è il proprio. Registered Tower Segman NFR VSRGWN PHS SED OSCFX A1819-19-20-21 MA1-22 MyMusic2-100-100 OP2 99 SNS VSN 98-100 SINTESIS1-100. In questo caso io ho acquisito una pagina e me la trovo. In questo caso divisa per Roli, Rasella, Elenco, SINTESIS1-105 divisa per righe. Zonzo, Sanzo, contrasto, alto, 0,86, aumentare 0,90, se voglio, gara, sintesi, OSC, SRM, CX, Dualos, 2, elenco, zon, parole, righe, casella, elenco, OSC, 2 di 90, SRM, CX, 3 di 96. Di queste parole qui qualunque, ad esempio posso, ecco, abbiamo anche la possibilità di dire, il Mac che voi state vedendo, se io sono solo, non me lo mettere così come sarà adesso. Del menu, fi, aiuto. Lo faccio diventare invisibile, tanto uno che non vede un server. Informazioni su messaggi vocali, mostra monitor OCR, dice finestra sotto, prendi editor piccolo. Ok. Udo menu, rivi, casella, elenco. In questo caso, per vedere, sarebbe un problema, ma per me che non posso sapere se questa finestra è andata sopra quella del programma, mi aiuta a poter scansionare ancora meglio. Parole, casella, zoom, pulsante. Prova. Monitor editazione sola lettura, sintesi OSC SRMCX Dualos 2 elenco puntato SRMCX Dualos 40 perform presets vibrato vibrato Zebra 2.9 okay. Il register tower segment NFR. Ok, bene. Adesso, in questo caso, io che cosa posso fare? Posso, ad esempio, parola casella elenco, parola Zebra 40 di 100. Questa parola io la userò per usare, per avviare un punto di riferimento per il mio mouse. Io, quando trovi questa parola, tu porta il mouse lì. Menu contesto, crea quadratino da parola. Vedete? E poi che fa sulla riga? Edite Mac 2000, prima casella elenco. Ah. Zebra 2.9, I20 di 122. Parole casella, sintesi su, Zebra 40 di 100. Menu, crea quadratino da parola. 11, quadratino creato. Un quadratino, mi ha creato un quadratino la parola. Gli posso dire a questo punto di portare il mouse su questa parola. Cerca editazione sola. Menu con disposizione mouse su prima parola in lista. Chiudo menu. Editor Mac 2000. Andiamo a vedere. Saved project creato. In realtà è in grado di trovarla. Dice suono sin. Zebra. List una visualizzazione. Qua. Vedete? Il mouse è andato sulla parola zebra. A questo punto io ho di fatto un punto di riferimento per provare il punto dove dovrei cliccare con il mouse per fare cambiare questo suono. Allora, state a vedere come si fa. Editor Mac 2000. Torno nell'editor. Rive casella. 2018 e va ad aggiungere un comando. Questo comando io lo chiamo menu testuale. Chiudo menu rino. Avanti. Funzioni. Scorciatoia riga 0 selezionato. Left alt left con cambio la scorciatoia. Cattura scorciatoia funzione. Cattura scorciatoia. Chiudo menu editor Mac 2000. Attimi che ogni tanto mi sovrappongo la voce, ma allora adesso io ho il comando riga 0 selezionato. OCR leggi. Ok, adesso vado ad aggiungere un comando di mouse. Io mi sono fatto spiegare più o meno a grandi linee che il mouse da lì dovrà essere spostato a destra. Quindi io vado qui. Rapida attiva. Sposta mouse a destra. Sposta mouse a destra. Inserito. Aggiungo qui. Allora, cosa vuol dire? Individui quella parola, ci porti il mouse sopra e poi lo sposti a destra. Di quanto selezionato ci posso provare. Io so che più o meno prese misure così ad occhio potrebbe 20, 90 pixel 61 88 perché 90 perché avendo fatto altri sintetizzatori di questo tipo so che più o meno la distanza potrebbe essere quella, ma la proveremo. Dopodiché ad inserire un altro comando reazione non reattiva. Il clic sinistro del mouse, cioè dopo che hai fatto hai spostato il mouse a 90 pixel, clic sinistro mouse, clic sinistro mouse, comando inserito, il clic sinistro del mouse. E adesso ragazzi, andiamo a fare red project 9 e vediamo funziona.
Suono avanti, Zebra, menu contestuale, HS12 strings, HS a note, chiudo menu. Ecco qua. Allora, se in questo caso, come vedete, io ho rintracciato quello e ho fatto apparire il menu contestuale dove stanno i suoni. Menu contestuale, HS12, HS ballanza. Vuol dire chiudo menu. Che sono un po' troppo vicino. Allora io posso prendere il comando 2018, edit Mac, spostami un po' di più. Comando 2, riga 0 selezionato, sposta mouse a destra, cioè, colonna. Prendo questo e gli dico... Allora sposta 91, 114. Proviamo qua. Gli ho fatto spostare a destra 114 pixel. Un 7 project. Ok. Suono avanti. Non fa più avere quello. Sì. Ok. Suono avanti. Ok, allora... Editor Mac 2000. Pensato... Valore sposta mouse 193. Proviamo così. Un 7 project. Suono avanti. Suono avanti. E qui Master Zebra 2 una cosa che non FI, c'è. Track 1. Allora, suono avanti. In questo modo vi ho fatto capire come io, tramite le API di accessibilità, tramite il sistema di fatto di Windows 10, crearmi un SIM in autonomia. Ora ci si vuole anche molto tempo solitamente, perché qui siamo disturbati da Zoom che sta facendo delle elaborazioni sullo schermo che non ci permettono di intercettare esattamente le cose. Però in questo caso noi cosa abbiamo sfruttato? La possibilità e la capacità di Windows 10, il CR di Windows 10, di metterci a disposizione la scansione della parola, la possibilità di rintracciare dove si trova all'interno di un'immagine quella parola, quindi comunicando, catturando quindi l'handle della schermata, in questo caso della finestra interna, senza la clientela, quindi della reale finestra di lavoro interna del sensatore, facendo in modo che l'OCR di Windows 10 la scannerizzi e facendo in modo che mi sappia dire dove si trova una determinata parola, io posso usarla non solo per leggere, ma posso usare anche per sapere dove posizionare e di conseguenza dove portare il mouse. Noi in questo modo abbiamo creato, adesso questo lo faccio vedere, non so se vi rendete conto, purtroppo vi ripeto, malgrado i problemi che ci porti la visione schermo, avendo Zoom che sta visendo anche lui lo schermo, però vi ho fatto vedere come è possibile, in completa autonomia di fronte a voi, far funzionare una cosa che è totalmente e completamente inaccessibile per mezzo di qualunque screen reader. Provo a farvi vedere, in questo caso, anche un'ulteriore evoluzione che non ho fatto adesso, ma già fatto. Carico un altro sito che è Diva. Selezionato. Non è che c'è una passione particolare una per questa marca, ma Diva per fare FX, track una diva, finestra di dialogo, diva, VST3. E diva, un altro punto completamente accessibile. Bin. Guardate. Allora, in questo caso, Mac sta riconoscendo l'immagine che voi vedete della freccettina. Abbiamo fatto molto di più. Come lavora, non vedete, quando approccia ad un software, solitamente sceglie di lavorare con un menu, ma questi synth non hanno menu intercettabili da un screen reader. Non esistono, non c'è niente. Allora noi abbiamo creato questo. Browser, apro browser. Ecco qui. Abbiamo aperto, riconoscendo l'immagine di questo browser chiuso, abbiamo aperto un browser che contiene all'interno i suoni e le proprie categorie. Allora, abbiamo aperto questo browser. Come sapete tutti coloro che si occupano di accessibilità, il non vedente lavora spesso e bene ed è abituato a lavorare con il menu. Noi abbiamo creato una sorta di menu virtuale che non esiste, quindi che voi adesso non vedrete sullo schermo, ma sentirete,
che è in grado di farmi navigare attraverso queste categorie di suoni che verranno rintracciate tramite OCR posizionando il mouse tramite il riconoscimento delle immagini attive e da attivare. Sentite questa cosa. Io premo Alt C per categoria. Categoria 1, virtual menu. Ecco, il Mac ha detto categoria 1, virtual menu. E di fatto io in questo menu posso navigare da sinistra a destra come un normale menu. Categoria 2, categoria 3. Ok, questo significa che non ci sono altri categoria menu. Categoria 2, categoria 1. Oppure posso scegliere una categoria. Scegliamo 2 lead. Due lead. Voi non vedete nulla, ma voi vedrete ora. Due lead. Ecco. Ora avete visto che abbiamo cliccato questa categoria e possiamo navigare tutti i suoni di questa categoria. Scegliamo un'altra. Allora, tre polysynth. Andiamo con questo polysynth. Sentite, nel momento in cui io premo l'invio, avverrà il riconoscimento dell'immagine, verrà cliccata la categoria e verrà attivata. Ascoltate. 1, 2, 3, premo. 3 poli e 6 YNTH. Eccoli, lui l'ha riconosciuta, l'ha detta e l'ha cliccata. Ecco. Ah, si dice di produzione di musica, si è accolto che è una musica, buona. Ok, adesso clicchiamo un'altra categoria. Categoria 1, bass, 2, 3, 4, 5, percussive. Percussive. 5 percussive. 5 percussive. Eccoli, lui l'ha riconosciuta e l'ha cliccata. Questo per farvi capire come si possa andare a costruire una struttura di fatto sopra a una struttura completamente inaccessibile, considerato che un software come quello che io ho creato per me stesso non ha bisogno, per creare un nuovo progetto come questo synth, non c'è nessuna riga da scrivere. Questo software funziona tutto così, lo può usare un vedente, premendo ad esempio il tasto pausa, si entra nella modalità di creazione e coi tasti, come potete sentire, F1, cattura immagine. Cattura un'immagine, F2, clic sinistro mouse. Clic sinistro del mouse, F3, clic destro mouse. Clic destro mouse, F4, doppio clic sinistro mouse. Doppio clic e così via, e l'OCR. Quindi chiunque potrebbe creare un'applicazione accessibile per un non vedente. Io adesso vi ho fatto vedere l'utilizzo in Reaper e quei synth virtuali, ma questa cosa qui potrebbe funzionare benissimo in Word, come in un post operatore di una centrale telefonica, magari di quelli inaccessibili che usano adesso, oppure in una parte web, perché lui funziona in questo modo. Lui cattura la classe dell'applicazione che stiamo usando, quindi vi posso far vedere barra data creazione opzioni diva via chiudo menu. Come vedete, in questo caso avvio scheda selezionato tab avvio titolo finestra editazione diva. Qui abbiamo il titolo che espone la finestra, quindi potrebbe essere diva come potrebbe essere Chrome. Classe avvio editazione come diva VST Windows. Questo è la classe della finestra principale dalla quale lui parte. Testo classe avvio editazione. Questo è il testo della classe avvio. Qui mettono dei punti di domanda. Potrebbe essere Chrome Widget Windows. È la editazione sola lettura. Qui. E qui. Nome file, strumento editazione. Nome file, eccetera, eccetera. Tanto per farvi vedere che Mac 2018 può funzionare su qualunque tipo di programma. Questo non vuole essere perché io commercializzi un programma che di fatto non è commerciale perché è scritto solo per me. Vuole essere per gli sviluppatori un input dove poter capire che si possono, con le tecnologie esistenti, ricordo che l'OCR di Windows 10 potrebbe sembrare una, di fatto probabilmente sarebbe, un set di API destinato a solo alle applicazioni UPF, ma in realtà è possibile con alcuni stratagemmi implementarlo benissimo su Win32 e su altro. Come avete visto,
è anche abbastanza veloce, ancora molto più veloce sui sistemi moderni, non crea problemi. Anche tutta la parte di composizione dei comandi, che adesso io andrò a farvi vedere, è totalmente accessibile da un non vedente. Scusate, vi faccio vedere. Annulla pulsante. Vedete, il synth che state vedendo mi presenta questo tipo di funzione. Scusate per non far parlare la voce, mi metto. Nome funzione riga 7 selezionato. Vai ai risultati di ricerca. Nome funzione riga 12 selezionato. Repolis in colonna. Ok, prendo il funzionamento per farvelo vedere di la riga che espone la funzione, una delle funzioni che abbiamo fatto nel menu. Vedete qua sulla prima casella della griglia, vedete il nome della funzione, con i menu contestuali vedete tutto quello che io posso fare a questa funzione, lo scorro con la sintesi senza dirlo, se no poi non capite nemmeno la sintesi. Menu contestuale, drop down sotto menu, prova funzione, left alt, dice nome funzione, rep, esegue funzione su doppio tap, rinomina funzione, rep, copia funzione, rep, elimina funzione, rep, mette in bypass tutti i comandi, toglie il bypass da tutti i comandi, prova funzione, left alt, okay. Left finger. Per farvi capire, come vedete, la cella dopo è quella che contiene il tasto di scelta rapida assegnato alla funzione. Questa, che la potete, vabbè, ricreare, eccetera, eccetera. Poi passiamo... Mando una riga 12 selezionato, local chiuso, colonna 60. Questa è un'immagine dell'icona local chiusa, cioè quando non è stata cliccata. E qui già io, come non vedente, con il tab posso interagire... Uso finestra, posiziona casella combinata, immagine 2 di 5. Ecco, qui posso scegliere se posizionarmi riconoscendo l'immagine, se tramite il solo mouse, se tramite un'immagine black and white. Se faccio un tab... Centra orizzontale, immagine pulsante combinato, centra orizzontale, immagine... Ok, tutti questi parametri, orizzontale, verticale... Centra verticale, immagine pulsante, larghezza, immagine pulsante... Larghezza, altezza, immagine, altezza, io posso regolarli autonomamente anche collaborando con un vedente, ma mi espone tutti i risultati. Sentite? Larghezza, immagine, pulsante combinato, larghezza, immagine, editazione sola, lettura 24. Altezza, immagine, pulsante combinato, altezza, immagine, editazione sola, lettura 24, 25, 24. Con le frecce mi regolo il valore. Tab. Ignora pixel immagine alto pulsante combinato. Ignora pixel immagine alto. Questo è uno, sono quattro valori che ci danno la possibilità di limitare la ricerca di questa immagine ad una porzione ben delimitata dello schermo. Cioè, se io ho due icone simili che servono ad una cosa diversa oppure che sono in punti diversi dello schermo, io posso scegliere di limitare la ricerca dell'immagine o anche posso scegliere di fare una ricerca delle immagini considerando dei pixel in percentuali dove è la posizione attuale del mouse. Vado avanti, faccio parlare lei. Pixel immagine, ignora pixel, ignora pixel, ignora pixel su mouse, casella di controllo non attivato, percentuale tolleranza pulsante. Questa è una percentuale di tolleranza nella ricerca delle immagini, quindi posso dirgli questa immagine che stai cercando deve essere proprio quella lì byte a byte oppure abbiamo una percentuale dove più o meno mi va bene il 2, il 10, il 20, il 100%, mi va bene e questa cosa può essere importante quando le immagini cambiano. Immagine pulsante combinato, zoom, immagine editazione sola. Posso zoomare l'immagine perché se ad esempio avessi un problema che questa finestra si autozoomma in base ad un risultato, io posso zoomare la mia immagine per adattarla a quella che è in quel momento. Editazione sola, lettura. Qua posso mettere una frase che viene detta in varie condizioni. O quando l'immagine viene trovata o quando l'immagine non viene trovata. E posso anche avere delle condizioni nella quale l'immagine viene trovata, se viene trovata, fermati, tipo se viene trovata l'immagine edit error, fermati lì, non continuare, non fare più nulla. Oppure se viene trovata l'immagine chiuso, clicca e vai avanti. Ok? Questo ad esempio solo per farvi vedere come abbiamo creato questa interfaccia dove noi con il nostro screen reader possiamo interagire a tutti gli effetti
senza avere bisogno, se non da una parte visiva, ma di un vedente anche non troppo addetto ai lavori. Con il grill la funzione comando 2 riga 12 selezionato, local chiuso ma rosso, comando 3 riga 12 selezionato, cattura coordinate mouse porta mouse. Ok, questo ad esempio è un altro comando che semplicemente cattura le coordinate del mouse in quel momento. Io dico, dopo aver riconosciuto queste immagini, dove sta il mouse? Lì. Ok, mettile lì in questo punto che voglio io. Comando 4 riga 12 selezionato, rotellina mouse alto, colonna. Questa è la rotellina del mouse, in quanto il Mac può fare scorrere una schermata servendosi ad esempio della rotellina del mouse. In questo caso, come potete vedere, la resetta, quindi porta la visualizzazione all'inizio della schermata e dopodiché... 5 riga 12 selezionato, repolicing, colonna 60. Ok, trova questo. Trova questa immagine, vedete? Comando 6 riga 12 selezionato, OCR 3 policing, colonna 60. Ok, lo cerca tramite l'OCR e nell'OCR abbiamo tutte le cose di cui vi ho parlato. Tra l'altro, noi utilizziamo in diverse situazioni, ma anche nello stesso comando, in comandi diversi, due tipi di OCR, che è uno l'OCR di Windows 10, quindi quello già a bordo del sistema Windows, e anche l'OCR, diciamo così, free, se possiamo dire, acquisito in fase da Google, che è il Tesseract, che in alcuni contesti, magari anche nella lettura in bianco e nero, abbiamo riscontrato a volte possa leggere per i valori numerici a dare dei risultati migliori. Abbiamo anche creato la possibilità di avere nelle immagini bianco e nero una soglia di colore, abbiamo creato la possibilità che il Mac faccia un'autoanalisi dello schermo per verificare come è scritto. Per tirare un po' le conclusioni e non annoiare tutti, perché credo, anche se Cesaretti non ha ancora detto nulla, che il tempo stia per finire, credo che questa sia la dimostrazione del fatto che spesso ci vengono messe a disposizione delle API, delle librerie, delle classi, dei metodi che potrebbero veramente con molto lavoro, molta pazienza e molta arte, ma magari anche non così tanta competenza, cambiare la vita di chi deve usare un certo programma. Voi immaginate un programma del genere che venga usato ad esempio su un post-operatore e che giri sullo schermo e dica: quell'icona è quando arriva la chiamata sulla linea 1 e la 2 in attesa e la 3. Invece che programmare uno screen reader come Jaws, che ha un linguaggio a dire vetusto e poco, ma comunque, oppure NVDA, per il quale se non ci sono le librerie Python disponibili non è poi così semplice farlo, in questo modo, con un programma del genere, qualunque utilizzatore, magari non vedente, giusto in collaborazione con un vedente, potrebbe creare l'interfaccia adatta per un post-operatore. Tra l'altro, adesso io vi ho fatto sentire Mac parlare con la voce della Eloquence, ma lui è compatibile SAPI 5 con JAWS e come anche con NVDA, quindi è compatibile un po' con tutto quello che è il panorama delle sintesi vocali. Che dire? Non so se c'è qualche domanda, se no più o meno diciamo che ci siamo, Sauro. Perfetto, allora, ok, guarda, c'è una domanda, te la faccio di volata perché siamo al limite del tempo. Stavolta sono stato bravo. Spero che non mi picchino se te la faccio. Sono stato i tempi. No, ci sono abituati. Ok, la domanda è di Elisabetta Corradini e chiede come si abilita l'OCR di Windows 10 e se funziona anche per leggere documenti tipo PDF. Allora, In NVDA l'OCR di Windows 10 è già abilitato per default, facendo quindi insert R, tu scannerizzi direttamente una pagina o una foto, ad esempio tu puoi aprire una foto con foto di Windows e fare insert R ed NVDA ti scannerizzerà. Tieni presente che NVDA scannerizza crea un OCR sul controllo attualmente focalizzato sul controllo oggetti, quindi se tu hai il navigatore ad oggetti che sta seguendo il focus sarà quello che
ti scannerizzerà. Diversamente, allorquando tu lo staccassi dal focus, il navigatore ad oggetti andrà a scannerizzare il controllo sul quale hai posto il navigatore ad oggetti. Per quanto riguarda JAWS, è stato inserito nella versione 2021, direi, e lo vai ad abilitare sul default nelle preferenze. Utilizza funzionalità di scansione di Windows 10 oppure utilizza il plurivetusto OmniPage. Però ricordati che non c'entra nulla con quello che hai visto qui, perché comunque lo screen ti scannerizza una pagina, ma lui non sa, cioè voglio dire, se tu hai due finestre sovrapposte, lui non sa neanche dove inizia una e dove finisce l'altra. Lui mette un occhio sullo schermo e quel che vede, vede. Quindi potresti leggere una colonna di una finestra e una colonna di quell'altra che c'è sotto. Questo è un problema. Non ho capito perché non abbiano voluto implementare queste funzionalità che sono appunto esposte a questi motori, da questi engine, ma siamo ancora lì. Ok, allora... Domande? Altre domande mi sembra di non vederle. Okay. Purtroppo no, peccato. Beh, diciamo che è stata comunque una sessione interessante. Più che altro ha dato degli spunti, secondo me, per capire quello che si può fare. Che si può fare, quella è la cosa anche importante. Sì, l'ho fatto io, voglio dire che non sono sviluppatore professionista, come vi ho detto, quindi ritengo che si possa fare tranquillamente per chi ha intenzione di mettere un sistema al servizio delle persone e creare qualcosa che sia un po' diverso dal dire che bello legge la pagina parla. Esatto. Ok, allora a questo punto io chiuderei qui. Ringrazio Stefano, Stefano della presentazione. Allora, fammi solo ringraziare Sauro Cesaretti, dottor Sauro Cesaretti, Stefano Taviani, Stefano Taviani, il mio amico Stefano Taviani. Grazie per avermi fatto parlare anche quest'anno. Grazie a te. RAI Pubblica Utilità, un impegno continuo per l'accessibilità dei programmi televisivi. LIS, audiodescrizioni, sottotitoli. RAI Pubblica Utilità, informazione. Il TG nazionale tradotto da un interprete LIS. Il TG regionale Lombardia, sottotitolato in diretta. Le rubriche estive accessibili con sottotitoli e con lingua dei segni. Formazione, la scuola non si ferma. La banda dei fuoriclasse offre la didattica a distanza anche in LIS. Culto, il Papa celebra la messa ed un interprete LIS lo traduce in diretta. Animazione, la Pimpa è resa accessibile ai bambini con sottotitoli e lingua dei segni. Intrattenimento. Benigni a teatro, il Festival di Sanremo, Fiorella Mannoia che canta sul palco. Gli interpreti LIS creano accessibilità, traducendo i testi degli artisti e ballando nello studio virtuale. Accessibilità museale. La mostra virtuale Dante Istoriato degli Uffizi è accessibile attraverso l'audiodescrizione.